Noi siamo qua per protestare, per farci sentire contro un'autorità che ha imposto vaccini, 12 vaccini su dei bambini piccoli prevalentemente, sani e con tutte le controindicazioni del caso. Noi non siamo contro i vaccini in sé, ma siamo contro l'obbligo dei vaccini. E abbiamo deciso di accogliere il nostro presidente che ha da poco firmato un decreto alquanto assurdo, è un decreto che prevede l'obbligatorietà di 12 vaccini, 12 vaccinazioni. È un decreto che in qualche modo cerca di anche ricattare i genitori con l'istruzione scolastica dei propri bambini, anche se l'obbligatorietà prevede comunque i vaccini a prescindere dalla frequentazione scolastica. Noi abbiamo diritto di scegliere se far vaccinare o no i bambini. Per cui siamo qua, da qui non ci muoveremo, siamo venuti qua per farci sentire dal presidente Mattarella, che ha firmato un decreto incostituzionale e che noi non vogliamo assolutamente approvare, non lo approveremo, capiti quello che capita. E nulla, siamo venuti qua a cercare di mostrare il nostro disappunto al presidente Chiamparino, coloro che l'accompagnano in maniera assolutamente pacifica, ovviamente, perché non siamo né violenti né altro. Quindi nulla, siamo contro questo decreto perché non siamo contro i vaccini, assolutamente non siamo contro i vaccini, siamo contro l'obbligatorietà, soltanto questo. E secondo noi con questo decreto otterranno l'effetto contrario, quindi obbligando le persone la gente inizia a farsi qualche domanda in più, perché se una cosa è buona non si dovrebbe arrivare a obbligare, no? Quindi la gente inizierà a farsi più domande e quindi si mostrerà più diffidente verso questa pratica. Quindi siamo sicuri che otterranno l'effetto contrario, nonostante le sanzioni amministrative, nonostante l'obbligo. Hanno anche paventato, se non ricordo male, almeno nella discussione pubblica che c'è stata, una sorta di ricatto addirittura sulla custodia. Sulla responsabilità genitoriale. Non è ancora ben chiara come faccenda, però sì. Comunque, sì, sembrava proprio ai caratteri di un'intimidazione. Sì, affievolimento della responsabilità genitoriale, quindi segnalazione al tribunale dei minori, oltre appunto, come dicevo prima, la sanzione che può arrivare fino a 7.500 euro se non viene vaccinato un bambino. Diciamo tutta una serie di misure per portare le persone ad aver paura, perché la finalità è far avere paura alle persone, non informare, non invogliare la vaccinazione, far avere paura. Quindi loro battono su questo. Ma l'accoglienza è questa, noi siamo tutti con i bambini e siamo comunque circondati dai babysitter vestiti di blu, ma per non farli attraversare, perché c'è pericolo. Sono bloccato Marco Massimo dei terroristi, ci hanno bloccato qua, siamo rimasti su questo fantastico marciapiede, abbiamo cercato di urlare il nostro disappunto. Andare, sono un giornalista. Stiamo scherzando.